Bentornati a tutti a Focus Certificate. Allora, come promesso, avevamo dei cartelli nuovi da farvi vedere e dunque, Christophe, andiamo a vedere il turnover sul Sedex. Tuttavia, questo cartello qua lo devi spiegare. Che cartello è? Adesso arriva. Principalmente l'obiettivo di questo grafico è di fare vedere l'andamento del mercato Sedex al passare delle nostre puntate, dunque un nuovo grafico che stiamo proponendo. L'idea è di sentire un po' come gli investitori stanno investendo di più o di meno in questo momento. Allora, dunque, fammi capire, un po' come si muove questo, cosa sta a indicare questo cartello? Indica che tendenzialmente abbiamo avuto una ripresa dei scambi dopo un lieve calo nella seconda parte di aprile, dunque volumi che sono consolidati, però comunque che rimangono ancora sotto la media annuale, perché abbiamo avuto veramente un primo trimestre che è partito molto forte con scambi che erano del 55-60 milioni. Turnover sul Sedex. Lì un altro grafico interessante è di vedere come si ripartiscano i scambi secondo i certificati. Dunque là vediamo subito che ci sono due categorie di certificati che stanno dominando, e questo già da più di un mese. Express e bonus. Express e i bonus. Questo è il bonus e questo è l'express. Esattamente, dunque certificati che sono in misura di approfittare della stabilità del mercato, e bensì dominavano già un mese fa, la loro proporzione adesso è aumentata, dunque investitore a caccia di rendimenti in questo mercato laterale. Ratio call put sul mercato Sedex. Allora, ratio call put è molto interessante perché va a misurare chi è rialzista e chi invece è ribassista. Tendenzialmente da direi due mesi avevamo comunque delle prese di posizione che erano molto rialziste, dunque operatori che credevano comunque a una possibile rialzo. Tuttavia questa settimana ritorniamo sotto il livello normale. Lo ricordo che il livello normale è di avere due terzi di call e un terzo di put, e lì i call sono solo al 63%, dunque una fase di incertezza che si conferma sul mercato questa settimana. E in ultimo la ripartizione degli scambi sul mercato Sedex, questo è praticamente quello che abbiamo già visto in percentuale. Sì, lo stesso in percentuale, vediamo comunque che i covadoans hanno preso importanza questa settimana. Va bene, detto questo abbiamo in collegamento il nostro trader di fiducia, Alessandro Androvandi, www.strategiditrading.it. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Alessandro, da te vorremmo, come tutte le settimane, la tua view sul mercato nel medio periodo. Ma direi che l'ottimismo che aveva caratterizzato un po' i mercati azionari nel mese di aprile, dove avevamo assistito ad una configurazione rialzista, si è decisamente raffreddato nel mese successivo a maggio, dove le quotazioni sono tutte scese, praticamente sempre scese, un po' per l'acuirsi della crisi della Grecia e della sostenibilità del debito pubblico di alcuni paesi europei, Italia compresa, sia per quanto riguarda poi il mercato italiano in particolare, una serie di aumenti di capitale degli istituti bancari, anche piuttosto consistenti, appunto che per quanto possono essere corretti e per il futuro sicuramente positivi, in realtà non potevano non avere un impatto nel breve periodo piuttosto negativo sul mercato. Livelli, Alessandro. Riguarda... Dimmi. Livelli. Sì, per quanto riguarda i livelli, i mercati italiani in particolare, volente o nolente, siamo sempre all'interno del solito trading range. Una volta laterale, a volte moderatamente rialzista. Addirittura per quanto riguarda proprio il mercato italiano ci sono delle fasi di congestioni ristrette all'interno di fasi di congestioni ancora più alte. E quindi io sul mercato italiano troverei più conveniente scindere un'analisi di lungo periodo da quella di breve medio. Nel lungo periodo siamo in mezzo a un guado, i livelli che indicano positività e negatività sono molto lontani. Per la positività bisogna aspettare per il FTSE MIB il 22.500. Sì. Solo il superamento di questo livello potrà portare poi al massimo relativo di febbraio, che è 23.300, e poi finalmente attendere attendere l'auspicabile movimento esplosivo fino a 25.000. Negatività invece, ci siamo vicini ma non vicinissimi, è 20.000, questo è uno spartiacque, soglia psicologica importante sotto il quale si scende a 19.000, questo per il medio-lungo periodo. Nel breve periodo invece anche qui stiamo assistendo a una piccola congestione,
sì, dovuto ai movimenti piuttosto repentivi, direi, dell'ultima settimana, degli ultimi 10 giorni, il range è leggermente più ristretto per chi volesse anticipare il movimento rialzista o ribassista che ho appena detto, quindi proprio lavorando in un'ottica di breakout rialzista o ribassista. Per il long direi che il prossimo livello da superare importante è il 21.200, sì, con obiettivo 22.000, altrimenti la negatività sotto il minimo registrato inizio settimana, che è 20.400. sotto il quale poi si va a 19.600. Direi proprio che lo spartiacque importante sia questo 20.200. Io do molta importanza a questo livello anche perché non solo è una resistenza statica, quindi orizzontale, ma è anche un punto, un numero in cui si incrociano due trend line dinamiche, sia quella discendente di medio periodo più importante e più forte, ma quella ascendente invece rialzista di breve periodo per chi volesse appunto sostenere l'argomentazione positiva, insomma, per chi volesse sperare che il mercato appunto risalga. Per quanto riguarda l'America invece? Per quanto riguarda l'America, il grafico è completamente diverso, così come anche la Germania e l'Europa. In America prendiamo lo Standard & Poor's 500, il trend è sicuramente rialzista, anche se in questo momento c'è una pausa, qui i livelli sono abbastanza chiari, direi che il mercato deve recuperare il 1350-1360 per poi superare i massimi, quindi siamo già abbastanza vicini ai massimi di periodo importanti, e poi arrivare a 1400 e oltre. Qualora ci fosse un cedimento del mercato, questo potrà avvenire sotto il 1300, quindi anche qui soglie psicologiche, per raggiungere il 1250 e rimanere in fase di congestione. Va bene Alessandro, io ti ringrazio per averci dato i tuoi livelli, ricordo ai nostri telespettatori il sito dove possono seguire la tua operatività, è www.strategiedetrading.it. Grazie Alessandro, alla prossima. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo praticamente in chiusura della nostra seconda parte, però volevo ricordare i livelli che ha dato il nostro amico Alessandro per il medio periodo. Superare quota 21.200 significa arrivare dritti dritti a 22.000, per contro l'opzione ribassista 20.400 è il livello di supporto, e rotto il quale si va dritti dritti a 19.600. Ti fermo qua Christophe, perché ti vedevo scalpitante nel voler commentare i dati, tuttavia abbiamo la pubblicità e dunque ci vediamo fra poco.